Lei, Franco, è un po' l'anima fondatrice di questa azienda, ovviamente le ha fatto piacere la solidarietà del territorio. Sì, soprattutto mi sono visto arrivare il sindaco tra i primi, ecco, di essere ancora a fuoco e abbiamo pianto assieme, ecco. Perché ovviamente insomma lei adesso si commuove, perché ovviamente è un pezzo di cuore questa azienda per lei. Ovviamente voi sin dalle ore successive al fatto avete dichiarato di voler guardare avanti, di rimboccarvi le maniche, insomma di non arrendervi. Perché c'era tanta gente che diceva: ma la mostrella dove andiamo a prenderla adesso? Io in quel momento lì mi sono sentito, ma ve la faremo appena possiamo, veloce, perché il latte c'è, gli animali non l'hanno toccato, quello che è il nostro patrimonio essenziale, che è il latte che abbiamo noi, e per fortuna i nostri animali stavano indietro da questo fuoco, erano tutte libere, stavano lontane e non l'hanno toccate, vuol dire che il latte ce l'abbiamo, appena possiamo ci rimettiamo a farle queste mostrelle, che è una cosa che la mostrella di sicuro. Ecco. Ovviamente adesso la parte di cura degli animali, quella prosegue, non si è mai fermata anche adesso. Sì, ancora di più siamo attaccati, e ancora di più, perché noi siamo agricoltori ed era non hanno riuscito a toccare le nostre radici. Certo. Ecco, le nostre radici è l'azienda agricola, per fortuna quella è rimasta intatta e continua ancora di più di prima, con la voglia ancora più di prima, e grazie a tutta la mia famiglia, i miei nipoti sono quelli che forse sono stati i bambini, quelli che sono stati più toccati, 8-7 anni. Sono stati più, la nostra azienda agricola mi facevano, non è più quella di prima, e io gli ho detto: guarda che diventerà ancora migliore.